una bella famiglia, voi siete appena arrivati a occhio. Si vede dal colorito. Si vede un po', immagino. Cioè, secondo me, se tu domani fai dalle 8 alle 10, diventi sto colore qua. Cosa dici? Vedremo. Vieni qua domani sera, allora vediamo. Come ti trovi qua in questa spiaggia? Via. Il primo giorno comunque si sta benissimo, l'aria è ottima, e l'accoglienza è stata ottima, quindi io sono contento. Sei contento? Tu, uomo sposato con bella signora, tu, è fatica però nelle spiagge dove ci sono le donne belle svestite, star tranquilli, è vero? Fatica anche magari andare in giro per questo, ma insomma... No. Anche per le mogli però? Probabilmente sì, visto... Caratteristica fondamentale di una signora in spiaggia, leggere il libro, legge o fa finta? No, leggo, non faccio finta. Però si fa mediamente 4-5 ore al giorno di solo, sbaglio? Di più anche. Di più. Secondo me, perché io ogni volta che vado al mare, la prima volta che faccio mi scotto? Cosa devo, con televisione di servizio, cosa deve fare uno per non scottarsi? Deve usare un prodotto con protezione adatta, un tipo di pelle. Io adopero protezione 4000 e nonostante tutto la prima uscita vesciche, come mai? È il prodotto che non è valido, è che io lavoro in profumeria. Ecco, l'avevo sospetto, lei secondo me lavora per una ditta importante. Esatto. Faccio pubblicità. Vada tranquilla. Alla Unix, che c'è anche qua sottomarina, e c'è anche a Rovigo. Allora, ditta Unix, sappiate che noi abbiamo fatto uno spot gratuito e vogliamo essere pagati. Lei è l'esempio di una che sta bene. Lei proprio qua riposata. Sì, sì. E la vita cosa fa? L'operatrice di assistenza. E quindi è una vita frenetica e qua bisogna di rilassarsi, di ricarburare. Per forza. Perché lavoro su turnazione e... notti. Quindi guardate che bene sta sta signora. Mi riposo al massimo. Lei però si riposa agli occhiali scuri e controlla un po' il territorio. Gli uomini come sono qua? Ma non ci ho mai fatto caso. Non è vero. No. Non è vero. No, non si può sfidanciare, ma non è vero. Se la matematica non è un'opinione, c'è una ragazza e due ragazzi. Allora, chiediamo a te che sei più sincero. Dei due, chi resta fuori? Io. Ah, tu, come mai? Non lo so perché. Allora, ragazzi, portategli una candela che lui... Tengo il moccio. Come mai? Non lo so, bisognerebbe chiedere a lei. Tra l'altro ti fa spalmare la crema. E lui cucca, come mai? Non lo so. Ma chiediamo a lei. Sì, Allora, di la verità. Tu stai con uno dei due oppure ti fai spalmare la crema da uno, l'altro ti fai portare la brioche? Ma ti sembra che io sto con uno di questi due qua? No. Tu ne stai approfittando della tua venenza e loro ti fanno i servitori muti per giunta. No, dovrei fare io la serva in effetti, però sto cercando di cavarmela. Chi è il peggio di due? Perché? Sai cosa fa lui? Cosa fa? Lascio stare. Lascia, vogliamo sapere cosa fa, potrebbe fare qualsiasi cosa, cosa fa? Dai, diccelo. È un segreto di Stato. Cioè, sono cose che non si possono dire o perché? Cose che non si possono dire. Vabbè, ciao. Salve. Ciao ragazzi. Collega, come va? Tutto a posto. Tutto a posto? Tutto bene. Hai fatto il bianco, vai in automatico, di la verità. No. No. Tu con quella telecamerina lì, riprendi la gente, riprendi e poi dopo gli ricatti anche? Sì, è già. Hai visto cose che noi umani neanche immaginiamo? Certo. Cosa? Certo. Ma niente di particolare. Vabbè, ciao ragazzi. No, è come se non bastasse, c'è pure il body fitness. Entriamo, sempre qua la storia beach.